Forte Catini Terme, precisamente al Gambrinus, che è un locale storico, ormai siamo venuti qua per ogni tipo di spettacolo, conferenza stampa. Oggi siamo per presentarvi il Montecatini Calcio. In realtà molti di voi lo conoscono, ma sapete tutti, insomma, il grande successo del passaggio dopo, credo, 37 anni in Serie D. Il Montecatini Calcio si deve dare una struttura, no? Quindi c'è il nuovo presidente, che molti di voi hanno saputo, ma insomma davanti alle telecamere poi lo conosceremo. Ci sarà addirittura un responsabile del marketing che vanta, diciamo, collaborazioni importanti. Insomma, cerchiamo di capire questo nuovo Montecatini, lo faremo attraverso le interviste. La documentazione necessaria per espletare la gara pubblica, perché chiaramente sopra quei soldi lì ci vuole una gara pubblica, quindi noi contiamo di realizzare l'opera, che poi consiste in una serie di interventi, diciamo entro l'inizio del, diciamo entro il marzo del prossimo anno, tra la procedura per la gara e la realizzazione dei lavori. Stiamo anche valutando, considerato anche l'ultimo evento che ha visto la Fiorentina impegnata nell'amichevole a Montecatini, di aumentare lo sforzo economico, probabilmente nel piano delle opere di ottobre, per sistemare anche le gradinate. E da questa conferenza stampa abbiamo trovato una figura di spicco, un bel ragazzone. Di dove sei, Valerio? Di Anzio, in provincia di Roma. Fai carta d'identità. Valerio, nome, cognome? Valerio Giordani. Parla bello forte. Valerio Giordani, nato Anzio, in provincia di Roma. Allora, sei venuto da Anzio, con che prospettive sei venuto qua a Montecatini? Sono venuto qua a Montecatini perché è una società ambiziosa, ha voglia di far bene, era tanto tempo che mancava dalla Serie D, e quindi è un gruppo giovane e siamo tutti pronti a dare il massimo. Cosa ti aspetti da Valerio per il Montecatini? Noi abbiamo deciso di non prefissarci nessun obiettivo, ma il nostro obiettivo è settimanale, lavorare bene tutta la settimana per dare il massimo la domenica in campo. E allora, che dirti? Bocca al lupo! Crepi il lupo! Buon lavoro! Ciao Valerio! Adesso conosciamo la parte più importante del Montecatini, che è il nostro presidente Marco Innocenti, tra l'altro di un'azienda di grande prestigio che parte dalla Toscana, insomma, e va in tutto il mondo, che è, credo, la Stilux di Cerreto Guidi. Allora, presidente, anche lei è un po' le prime volte che appare davanti alle telecamere in quanto presidente. È vero. Di Montecatini. Che prospettive, lo chiedo un po' a tutti i nuovi personaggi, che prospettive ha per questo suo compito così importante, no? Allora, la Stilux come sponsor di maglia l'abbiamo fatta molto volentieri, perché crediamo a Montecatini, una bella, ora sto parlando a livello commerciale, una bella piazza, anche se noi in Italia lavoriamo pochissimo, perché il nostro 90%, 95%... Lo sa, mi scusi se la interrompo, presidente, io non ho parlato di Stilux, anche se il nome un po', ma non ho detto fanno, possiamo dire, dei lampadari? Ma è un po' riduttivo. Io ho già visto un po' su internet, spero di venire di persona, nella sua azienda, sono delle opere d'arte, sono dei lampadari che sono delle opere d'arte, e il suo mercato, appunto, poteva continuare. Sì, i nostri mercati dell'azienda sono la Russia, Medio Oriente, Estremo Oriente, insomma tocchiamo vari paesi del mondo. E quindi fortunatamente ad oggi, insomma, la nostra azienda non ha sentito crisi, perché da tanti anni abbiamo fatto questa politica e niente, l'azienda funziona fortunatamente. Senti, una domanda banale, no? Ma io non lo dico sempre, non sono un giornalista sportivo, mi occupo di spettacolo, prestato al giornalismo sportivo. Come è nato l'amore per il calcio e perché ha proprio scelto Montecatini? Allora, l'amore per il calcio è nato, noi siamo sponsor dell'Empoli da 12-13 anni, e l'amore per il calcio è nato, io avevo un figlio che giocava a calcio, anche ha giocato
anche in categorie professionistiche, che è, anche se è molto giovane, ha deciso di smettere, di non faticare più, di non faticare più. E questo amore del calcio per l'Empoli, insomma, vari amici dopo questa vittoria del campionato in eccellenza mi hanno prospettato, dice: Marco, ma perché non viene a Montecatini? Montecatini è una piazza dove io ci sono, diciamo, ci sono nato, anche se sto a Cerreto Guidi, ma da ragazzo tutti noi ragazzi tutti a Montecatini a fare le vasche, e quindi la cosa per me è stata al momento, nel primo momento, molto piacevole. E poi ora sinceramente credo che sono entrato in un percorso dove credo di non tirarmi indietro nel poco tempo. Ok, specialmente anche perché potrebbero sicuramente sopraggiungere la vita in generale, la vita dello sport, anche momenti difficili. Certo, quindi... sono quelli che ti fanno più crescere o creare, perché come nel calcio anche nel lavoro, non creda. Ossia, noi oggi abbiamo un'azienda che funziona molto bene, però le nostre difficoltà negli anni di articoli, di marketing, l'ha avuta anche l'azienda. E così. E se riusciti a mantenere alto, se siamo solidi, ci vuole le spalle. Ci vuole le spalle. Allora, presidente, che dire? La ringrazio, le faccio come a tutti del resto qui al Montecatini un grande bocca al lupo. Ne abbiamo tanto bisogno. Ma bocca al lupone. Grazie. Crepi il lupo, deve dire, presidente. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. L'intervista la fa lui adesso, siamo qui con i giocatori dei Montecatini. No, riparti, quando l'intervista deve partire. Siamo qui con i giocatori del Montecatini e te a Muccari. Ecco, tanto per cambiare, questa è la mia condanna, vabbè. Allora, questi sono i giocatori, come ha detto lui, del Montecatini. Ragazzi, lui si è già presentato prima. Tu chi sei? Piacere, sono Lorenzo Taffi. Piacere, sono Lorenzo Taffi. Sì, fidanzato? No. Senti, la fidanzata? Sì. Naturalmente la fidanzata dei giocatori deve essere, insomma, rispettare delle regole. Intelligente. Bella, no, bruttarella, ma intelligente. Ok, tu sei fidanzato? Sono fidanzatissimo. Ok, come si chiama la fidanzata? Carolina. Sta a Anzio? No, a Firenze. A Firenze, si è trasferita. Allora, tu invece chi sei? Francesco Gelli. Chi? Questo mi sa di locale dalla pronuncia. Gelli voi. Di Livorno, livornese. Tu sei fidanzato? Da un mese. Da un mese. E allora tu invece ci... Si sta lasciando lo scoop! C'è lo scoop e si sta lasciando? Sì. Ma perché? Colpa tua? Colpa sua? Boh, perché dice ci si vede poco, allora... Ok. Non mi aspettavo questa sincerità e apertura. Va bene. E invece lui è il forestiero del gruppo, viene da... Ti chiami? Franco Ferrari, piacere. Dillo forte perché non Franco si... Franco Ferrari. Ecco, come si chiama? Franco Ferrari. E lui non, naturalmente non viene da Pistoia, nemmeno da Livorno. Vieni Argentina. Lui è argentino. Rosario. Da Rosario. Quanti anni hai? 20 anni. Quanto tempo che sei qui in Italia? Questo è il mio secondo anno. Sempre a Montecatini, considera. No, prima era a Firenze. Ti trovi bene qui in Toscana? Ti trovo, ragazzi. Ma i due anni in italiano va un po' migliorato, un po'. Insomma, nel secondo anno. Ma l'importante è giocare. È bravo, lo sapete che non ci capisco niente di calcio. Gioca bene lui? È forte. Che ruolo gioca? Attaccante centrale. State buoni, fate che confusione che non siamo. Attaccante centrale, ok. Vuoi fare il presentatore da grande? No, questo è lui il presentatore. Insomma, c'è lui, non ha una parvenza di intervista sportiva, ma l'editore della mia televisione vuole risparmiare, non ha giornalisti sportivi e questo vi tocca. Fate ciao con la manina, i giocatori del Montecatini vi salutano. Ciao. Dai, hop, e via, eccola qui, su, ancora due, dai, l'ultima, eccola, hop, buona. Enrico Pistelli, responsabile del marketing di Montecatini Calcio, no? Allora, hanno ritenuto la società di avere un responsabile marketing. Sarà per il passaggio in Serie D, sarà per strutturare la società in maniera più importante. Ce ne parla, Enrico? Allora, innanzitutto tengo a precisare che insieme a me ho una compagna di cammino che è la signora Monica Bertelli. Brevemente faccio un sunto del personaggio Enrico Pistelli e del personaggio Monica Bertelli, perché chiaramente ritengo che sia giusto.
Io ho 25 anni di esperienza nel settore cartaceo. Sono stato 25 anni direttore responsabile della società pubblicità editoriale della Nazione, la società che gestisce per Pisa e provincia. La signora Bertelli invece proviene dal settore televisivo e ad oggi collabora con Sky, quindi siamo comunque due entità che conoscano bene i meandri del mondo del marketing. Siamo qui a Montecatini per una sfida personale e professionale, perché ritengo Montecatini un brand che è ancora esportabile a livello nazionale, visto che è conosciuto a livello internazionale, e il nostro obiettivo mio e della signora Bertelli è proprio quello di riuscire, se ci riusciamo, a far capire agli imprenditori, al tessuto connettivo commerciale di Montecatini, che abbinare la loro immagine all'immagine del Montecatini potrebbe essere una soluzione ottimale, perché ad oggi a livello sportivo la società Montecatini Calcio è l'unica entità che esporta, come dicevo prima, il brand Montecatini a livello nazionale, anche perché la Lega Nazionale Dilettanti sarà seguita anche dal canale digitale Rai Sport Sat, sia uno che due. Quindi anche a livello di visibilità è una visibilità ottimale per chi vorrà avvicinarsi a intraprendere un percorso con il Montecatini Calcio a livello di marketing e immagine. Beh, quindi questo può essere un messaggio, non può essere, è un messaggio per tutte le aziende, ma non solo di Montecatini, anche del comprensorio in generale, e poi possono venire anche da fuori se vogliono investire in Montecatini Calcio, no? Oggi il mondo del marketing e della comunicazione è totalmente cambiato. Mentre prima parlare di marketing e comunicazione significava semplicemente andare da un cliente e dire: guarda, vuoi fare pubblicità, io ti offro questo, lui diceva sì, vabbè, ok, costi e meno. Oggi l'imprenditore che si avvicina soprattutto nell'ambito calcistico, nell'ambito dello stadio, deve comunque avere qualcosa in cambio. Quindi io e la signora Bertelli non vogliamo dire: tu devi fare pubblicità, noi ti offriamo un brand, all'interno del tuo brand vediamo se possiamo collocare il tuo, in che modo e per veicolare ovviamente la tua immagine. Allora la ringraziamo, buon lavoro. Niente, io ringrazio voi della cortese attenzione e sperando poi che ci siano occasioni per poter riparlare. Non mancheremo, le staremo col fiato sul collo. Buon lavoro. Abbiamo conosciuto un po' molti personaggi del Montecatini Calcio, dal presidente, dal responsabile, dai giocatori, ci siamo anche divertiti insieme a loro e un po' alla mia maniera credo di avervi fatto capire un po' le idee, la volontà, la voglia di fare di questa società che ha avuto un bel successo passando in Serie D e vuole sempre crescere. Quindi anche la nostra emittente sicuramente starà vicina a questa realtà sportiva così sentita e così forte di Montecatini. Quindi da parte mia, di tutta la redazione nostra sportiva, in bocca al lupo alla società, al presidente, a questo responsabile marketing. Ciao a tutti da Alessandro Martini.